Quello sappiamo ben poco. Le sue notizie si perdono nei meandri della storia. Ma ciò che realmente conosciamo sono le famiglie, le casate che si sono succedute nel corso del tempo. Nell'anno 1000 i Longobardi, i Normanni, i Sanseverino, scacciati da Carlo d'Asburgo. Nel 1277 la nobile famiglia dei Del Balzo, gli Orsini, conti di Nola, signori di Lauro, una stirpe di guerrieri, di traditori, di papi e di santi. Questa famiglia che purtroppo ebbe la peggio sotto Francesco I di Francia e Carlo V d'Asburgo. Fu proprio Enrico, ultimo degli Orsini, che partecipò purtroppo ad una congiura contro Carlo. Ma questa gli costò caro. Alla sua morte, la contessa, la moglie Maria Sanseverino, dovette riscattare il feudo di Lauro, venderlo, e successivamente arrivarono i Pignatelli. Siamo nel lontano 1540. Questi, con Scipione I, il capostipite, fecero enormi lavori all'interno del castello. Lo arricchirono, lo resero come un crocevia di artisti e letterati. Però ecco, la storia purtroppo anche a loro chiese di pagar dazio. Ben presto questa famiglia venne travolta da una crisi finanziaria. Vennero spodestati dei propri beni, dei propri averi. Persero il feudo di Lauro, il titolo, il castello e le terre. Ma una cosa è certa, che la storia continua. Seguitemi.